Carissimi amici dei pesci, buonasera ed ecco proseguiamo con voi per l'oroscopo settimanale dal 26 al 2 ottobre 2022. Vediamo come sarà questa settimana per voi. Andremo a fare due mazzi di carte, andremo a lavorare due mazzi di carte, questo che sto già mescolando è per voi uomini, quindi nostri pesci uomo, e l'altro mazzo invece i nostri pesci donna. Nel frattempo ricordo a tutte quelle persone nuove di iscriversi se hanno il piacere, spuntare eventualmente anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati, e se avete bisogno di informazioni sul canale trovate i miei contatti, potete tranquillamente scrivermi, ok? Quindi andiamo subito a vedere questa settimana per voi uomo pesci. Ecco, sì, uomo pesci, va benissimo. Per voi uomo pesci come sarà questa settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022. Asso di coppe, oh là là, asso di spade, 8 di coppe, 5 di spade rovesciato e 3 di bastoni rovesciato, a fondo mazzo 7 di spade. Mamma mia, allora che cosa voi state cercando? Voi state cercando innanzitutto lo stare bene in casa, nel vostro nido d'amore, avete bisogno di avere un benessere, un'armonia familiare, di coppia, quindi c'è una relazione che può sfociare anche in un matrimonio, però ci sono degli accordi da prendere precisamente con una donna. Questi accordi dove portano? Portano ad avere delle difficoltà, ok, ad avere degli ostacoli, e prestate attenzione perché questi ostacoli possono portare a rompere, ma una rottura dovuta per dei conflitti, per dei litigi, a delle comunicazioni comunque spiacevoli che vi possono arrivare. Quindi prestate attenzione a questo. Poi abbiamo la nostra coppia, asso di coppe e asso di spade, che parla anche di un evento molto importante in vista. Allora andiamo subito a vedere il nostro asso di coppe cosa vuole comunicare a voi uomo pesci. Probabilmente è proprio questa donna che vuole una tranquillità, ma c'è una situazione bloccata o siete voi che non siete pronti a dare questa stabilità e questa armonia, a fare quel passo in più, e infatti cadete in litigi, in discussioni, in situazioni da dover decidere, dover parlare, ok? Messi un po' maluccio qua. Asso di spade, cosa vuole comunicare al nostro uomo pesci in questa settimana, 26-2 ottobre 2022? Oppure potrebbero anche essere dei blocchi non dovuti a voi di coppia, ma dovuti magari a delle problematiche. No, qui c'è proprio una decisione che dovete prendere, dovete parlare. Dovete parlare, dovete comunicare di quello che volete, di quelli che sono i vostri progetti, di quello che volete comunque raggiungere, ma ve lo dovete comunque sia dire. Vediamo quest'otto di coppe invece nella vostra vita cosa vuole comunicarvi. È una donna che vuole armonia, serenità, felicità, vuole comunque sia stare bene, vuole raggiungere un trionfo comunque sia con voi, vuole proprio stare bene con voi,
addirittura cioè, vuole tenervi stretto, vuole anche incontrarvi, vuole passione, però a quanto pare, insomma, non è che siete tanto, tanto d'accordo di questa cosa qua, perché io vi vedo un po' più verso la rottura, almeno che non c'è un periodo chiaramente di allontanamento, quindi c'è un blocco fra voi due. E quindi voi dovete prendere una decisione in merito a questa situazione che state vivendo e di conseguenza dovete parlare, dovete comunicarvi. Vediamo questo 5 di spade rovesciato cosa vuole comunicare al nostro pesci uomo o uomo pesci. Questi ostacoli, ok, non è che vi portano una gratificazione, portano semplicemente a lasciare da sola una determinata persona perché voi avete i vostri dubbi. E magari sì, ci sono degli ostacoli, ma pensate anche al benessere di voi stessi, non pensate ad altro genere di benessere. Infatti, l'ostacolo porta poi dopo a un allontanamento ulteriore, a una rottura per altri di voi, a una relazione che comunque va incontro a degli ostacoli. Vediamo questo 3 di bastoni rovesciato, è come se voi pensasse un po' a voi stessi, più che pensare alla coppia. Ecco perché dovete prendere una decisione. 3 di bastoni rovesciato, cosa vuole comunicare? Beh, diciamo che questa rottura, oltre che portarvi ad avere degli ostacoli, chi arriva comunque a doversi lasciare, il lasciarsi porta a un trionfo. Conflitti, litigi, rottura, ma per voi, uomo pesci, potrebbe essere comunque sia un trionfo, un equilibrio, una stabilità addirittura. Vi può portare anche a una stabilità il fatto di dover chiudere una certa situazione perché non vi fa più star bene, c'è dell'insoddisfazione. Allora, da dove partiamo? Partiamo subito dal nostro asso di coppe e asso di spade. Cosa vuole comunicare al nostro uomo pesci? Spade e coppe o coppe e spade. Questo evento importante in vista potrebbe essere l'incontrare qualcuno, magari nell'ambito lavorativo, che vi fa andare avanti lì dove siete insoddisfatti, vi fa andare avanti per i vostri progetti. Interessante. Vediamo invece questo asso di spade e asso di denari invece. Qui si parla di incontro di sesso passionale. Dove porta questo incontro di sesso passionale? A mettere su basi quello che voi in realtà non volete. Non volete perché andate in conflitto, cioè cercate di allontanarvi sempre da situazioni che non vi piacciono, volete pensare più che altro al vostro futuro e comunque volete pensare a stare bene, perché momentaneamente soldi non ce ne sono, ci sono comunque sia delle, ripeto, delle problematiche a livello economico, ci sono delle problematiche, sì. Allora, vediamo invece questo 3 di bastoni rovesciato. E 3 di coppe, questa relazione che va incontro a molti ostacoli per chi è già in relazione. Che genere di ostacoli? Cosa ci vogliono dire di più queste carte? È perché ci sono probabilmente dei progetti e il progetto comunque la chiusura. Per poter andare avanti, cioè gli ostacoli portano a una chiusura per dei progetti che sono in corso. Voi pensate ad altre cose, ci state riflettendo tanto, tantissimo, ma veramente tantissimo.
perché ci sono altre situazioni comunque sia da dover risolvere. Per alcuni di voi c'è tantissima gelosia, per altri di voi il sentimento non è equilibrato e non è bilanciato. Vediamo questo 5 di spade rovesciato e 5 di bastoni. Che genere di comunicazioni per il nostro uomo pesci arriva in questa settimana? Magari comunicazioni di qualcuno che potrebbe mettere il bastone tra le ruote, comunicazioni di qualsiasi genere, pagamenti, risoluzione di problematiche, gente che cerca di mettersi comunque sia in mezzo, insomma, c'è un po' di tutto. Anche per alcuni di voi qualche comunicazione legata sul campo della salute. 4 di spade e 4 di bastoni, cosa vuole comunicare? Magari delle emozioni forti, il corazon che si muove, si batte all'impazzata. Perché deve prendere una decisione, non sa cosa fare, vorrebbe andare oltre, sfondare nel suo successo, ma c'è in un certo qual modo un senso di insoddisfazione. Anche a livello di affari, per alcuni di voi potrebbe esserci l'arrivo di soldi per la conclusione di un affare importante. Sì. E per altri di voi probabilmente dovete chiarirvi, ok? Necessita un chiarimento urgente con qualcuno. Per altri di voi ci sono dei pagamenti da dover fare, che sono molto, ma molto importanti. E vediamo invece i nostri angeli e arcangeli, per voi uomo del segno dei pesci, cosa vi vogliono consigliare? Quale consiglio diamo? Regina d'acqua, sensibile, empatica, paziente, amorevole. Le relazioni si evolvono a un nuovo livello. Confida nel tuo istinto, prenditi cura di te stesso e degli altri. Ragazzi, non potete assolutamente scappare. Dovete assolutamente, ok, proseguire e andare avanti in quelli che sono i vostri impegni relazionali e quindi dovete cercare di ascoltare questa donna di vostro interesse che chiaramente vuole, scusatemi, vuole più stabilità. Allora, vediamo invece per il nostro donna pesci. Cosa le carte ci dicono in questa settimana 26 settembre 2 ottobre 2022 per la donna pesci? Fortuna, successo, realizzazione, qualche dubbio, situazione altalenante, decisione da dover prendere, eventualmente anche in amore perché c'è l'inizio proprio di un qualcosa. Qualche ostacolo chiaramente non manca mai e anche voi dovrete chiudere con una situazione. Ok, c'è una separazione, delle difficoltà. Probabilmente anche voi dovete chiudere qualcosa. Spade e denari. Sì, perché all'interno della coppia probabilmente c'è un qualcosa comunque sia che non va. E in più potreste eventualmente ricevere anche delle comunicazioni non positive dal vostro partner. Allora, vediamo questo 3 di denari. 3 di denari, cosa vuole comunicare alla nostra donna pesci? C'è anche qua. C'è un uomo, ok, che si sente debole, si sente. Probabilmente siete voi che, non so, avete a che fare, dovete risolvere probabilmente delle problematiche a questa persona. Per
Però, oppure c'è una fortuna da parte vostra, in che senso? Dei progetti che devono essere realizzati, la nascita di una relazione oppure una possibile gravidanza, dove magari quest'uomo, ok, si è sentito spiazzato di fronte magari a delle comunicazioni. Vediamo questo 6 di denari, cosa vuole comunicare alla nostra donna Pesci. È un periodo poco fortunato, ci sono comunque delle difficoltà in merito anche, ripeto, a una scelta che dovete andare a fare. Lì dove c'era tanta fortuna, sembrerebbe che qualcosa si stia girando al contrario. Infatti, ci sono delle situazioni che devono essere risolte. C'è una fine comunque sia di un ciclo. Ci possono essere per qualcuno di voi anche delle situazioni comunque legali in corso, oppure da dover avviare. Vediamo questo 2 di coppe, cosa vuole comunicare alla nostra donna Pesci. Sì, volete iniziare un qualcosa di bello, sapete perfettamente che ci vuole comunque sia fatica nell'iniziare comunque qualcosa, magari la nascita di una relazione, oppure eventualmente, ripeto, può indicare il 2 di coppe anche una gravidanza, ok, un qualcosa che cresce, che nasce, ma avete comunque dei dubbi perché siete stati feriti in passato e quindi avete paura e questa cosa qua vi spiazza un attimo, ma in che senso vi spiazza? Semplicemente perché avete proprio siete stati feriti, è come se fosse sì, volete, ma avete qualche dubbio. Per altri di voi invece ci possono essere dei soldi eventualmente in arrivo. Per altri di voi, proprio con l'inizio di questo qualcosa, ci sono appunto degli ostacoli. Forse questi ostacoli dipendono da una relazione prima. Un qualcosa che avete chiuso, eventualmente qualcuno di voi sta chiudendo o ha potuto chiudere anche un matrimonio. Vediamo questo 5 di spade rovesciato per la donna Pesci, cosa vuole comunicare. Infatti, ci sono dei cambiamenti negativi, ragazzi. Voi vi vedo bella, beata, pacata, con qualche problema chiaramente a casa, in famiglia o eventualmente anche sul posto di lavoro. Voi mirate comunque alla vostra abbondanza, al vostro voler crescere, proseguire e andare comunque avanti. Per quanto riguarda gli affari, per carità, soldi comunque in arrivo ce ne saranno e problemi comunque non ce ne sono. Per quanto riguarda invece, i soldi li vedrete comunque sia con calma. Per quanto riguarda invece magari la relazione, eventualmente, ok, potreste anche assistere eventualmente a delle conversazioni comunque sia negative, che non vi piaceranno. Vediamo questo 3 di spade, 3 di spade, 3 di spade per la nostra donna Pesci, cosa vuole comunicare? Conflitti, litigi, rottura, 3 di spade mi dice rottura, probabilmente dovete chiudere comunque sia con qualcosa per andare verso il vostro equilibrio, la vostra stabilità, anche se c'è un po' di malinconia, tristezza, perché comunque possono nascere delle problematiche a casa, in famiglia o eventualmente sul posto di lavoro, dovuti a dei progetti che volevate portare avanti, ma che comunque vedete perfettamente che tardano ad arrivare. Vediamo, vediamo, vediamo questo 3 di spade e 3 di denari. Che cosa c'è all'interno della coppia? È presente cosa all'interno della coppia, se stiamo parlando di coppia?
All'interno della coppia c'è un opportunismo che porta comunque sia abbondanza. Ci saranno delle novità che arriveranno con calma in merito comunque a una situazione. Allora, vediamo un po'. Qualcuno di voi non ha interesse nel proseguire la relazione e vuole comunque sia chiuderla. Infatti, c'è proprio una rottura, come abbiamo visto qua. Perché momentaneamente c'è stato, ripeto, un opportunismo che per carità vi ha portato anche bene. Vi ha portato, quindi avete giovato. Per quanto riguarda invece gli affari, ok, ci sarà l'arrivo di soldi dovuto proprio al termine, alla conclusione di un affare, ve lo riconfermo. Altri di voi possono assistere a delle conversazioni negative o tra amici oppure con la persona di vostro interesse. Ci sono delle novità sia che ritardano e sia che saranno comunicazioni che non gradirete assolutamente. Vediamo in merito a questo 7 di coppe e 7 di denari rovesciato, questi soldi che devono arrivare per la conclusione di questo affare, se ci dicono altro. Sì, sono dei pagamenti, attendete questi soldi perché comunque sia dovete fare dei pagamenti e ci state riflettendo un po' come fare, volete una giustizia anche perché ci sono comunque delle problematiche in corso e chiaramente vi dovete muovere. 7 di denari rovesciato e 7 di spade rovesciato, questi soldi che momentaneamente sono bloccati, ma che, ripeto, arriveranno. Fino a quando non concludete quello che dovete concludere. Ci possono essere delle novità, comunicazioni che comunque, ripeto, non vi piaceranno assolutamente. Voi volete andare, volete celebrare qualcosa, volete una vittoria di qualcosa, volete andare verso qualcosa comunque di bello, di diverso. Vediamo invece questa presenza di conversazioni negative o con il partner o con gli amici a cosa fa riferimento. Vi sentite un po' tristi, un po' sole. Allora, c'è un ciclo che deve essere chiuso che vi darà l'opportunità comunque sia di andare verso qualcosa di diverso. Innanzitutto vi dovete chiarire comunque sia con una persona, ok? Questo chiarimento ci sarà, ma sarà fatto comunque con calma, ok? C'è una situazione di stallo dove ci sono dei pagamenti da dover fare. Ci possono essere anche degli ostacoli nell'ambito lavorativo. Quindi vi sto dicendo tutto quello che possono essere le varie sfaccettature delle carte, le varie interpretazioni delle carte. Vediamo questo 2 di coppe e 2 di denari rovesciato, questo contatto d'amore, questo incontro con questa persona che avrete in questa settimana, dove vi porta? Ha un equilibrio, una stabilità al voler star bene in quel giorno, anche se poi magari la cosa, diciamo, termina, finisce in quel momento, però avrete goduto, ok, di un certo benessere. È un rapporto basato su un'attrazione, ma molto forte, molto veramente forte, ok? Dove vi farà star bene in quel momento, ma poi voi donne chiaramente cadrete un attimo in tristezza, in malinconia, perché non è esattamente proprio quello che volete. 9 di bastoni rovesciato e 9 di denari. Queste novità, vediamo che genere di novità sono.
carte comunque un po' diverse. Una giustizia. La novità è una giustizia a tutto quello che voi chiedete. Sì, delle problematiche, è vero, in casa, in famiglia, ok, su situazioni, magari anche su allontanamenti, su separazioni, su delle difficoltà che ci possono essere, su una situazione appunto bloccata, ma che tutto vi porta ad avere giustizia e ad avere comunque sia la vostra serenità. Con calma però, con calma. Vediamo invece i nostri angeli e arcangeli cosa comunicano alla nostra donna pesci, cosa comunicano, quale consiglio vogliono più che altro dare alla nostra donna pesci. Tre d'aria, profonda tristezza, prenditi il tempo che ti serve per guarire, hai bisogno di perdonare te stesso e gli altri. Penso che la carta sia stata molto, ma molto chiara. C'è una tristezza proprio in voi e quindi vi dovete prendere il tempo, ok, per poter guarire, che non è così facile guarire da determinate cose. Quindi dovete perdonare quello che vi hanno fatto gli altri o quello che voi avete fatto agli altri e perdonare comunque sia anche voi stessi, perché è molto importante. Se non perdonate voi stessi, non potete comunque perdonare neanche gli altri. Allora, finito qua, io vi ringrazio, lasciate un like, un commento e fatemi sapere. Buona serata!